Amici di Pol Position, oggi parliamo di trasporto ferroviario e lo facciamo con il dottor Paolo Labruna di Sograf. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Buona. Allora, parliamo di trasporto ferroviario e esatto. merci, ma andremo poi più avanti a, a, a vedere no? quello che sono tutti i servizi che offrite. Sì. Però partiamo proprio dalla storia. Partiamo dalla storia. Allora, la Sograf è nata una trentina d'anni fa. Da un'intuizione del Cavalier Giovanni Arvedi eh, per andare incontro alle esigenze eh, della realtà portuale e industriale di Cremona. Eh, difatti Sograf fa parte del gruppo di Arvedi uh -huh. e mh, si chiama Sograf perché è Società Gestione Raccordo Ferroviario di Cremona. Quindi è un, una società che si occupa della manovra ferroviaria, di manovrare i carri ferroviari. Che non è una cosa semplice, eh? non è una perché dobbiamo vedere proprio quali sono questi punti di forza che avete. Esatto, io venendo eh. qua ho ripercorso un attimo il mio cammino eh. che inizia 11 anni fa in Sograf, e, mh, quando mi fu affidata questa società, da guidare questa società e, ho ripercorso un attimo con emozione eh, i passaggi che ci hanno portato poi ad avere una serie di successi. Che tipo di emozione quando gli hanno proposto questo suo nuovo incarico? Eh, All'inizio era molto. Era stato, più che altro era una sorpresa e un dire: chissà se ce la farò a, a portare avanti. Poi mi sono entusiasmato perché. L'ambiente stesso del gruppo Arvedi ti porta a sfidare sempre e avere nuove, nuovi sogni, nuove emozioni, nuovi propositi, a cercare di migliorare, quindi alla fine è stata veramente una grande avventura. Poi lo dice la stessa parola, traspor farsi trasportare. Esatto. <ride> Parliamo proprio delle manovre ferroviarie, del mantenimento delle competenze, ma soprattutto dei punti di forza che ha la Sograf. Sì. Allora, intanto spieghiamo che cosa fa Sograf, mm -hmm. perché manovra ferroviaria io comprendo che, essendo del mestiere, per me sia semplice, ma non è ehm, così immediato. Le imprese ferroviarie, normali, che noi siamo abituati a vedere, fanno il trasporto delle merci da una stazione A a una stazione B. Eh, il problema è che il produttore, quando produce qualche cosa e lo vuole trasportare via ferrovia, uh -huh. eh, non lo produce e non lo carica direttamente in stazione, o se lo carica in stabilimento o in un terminal comunque interno. Da lì alla stazione di RFI della uh -huh. rete ferroviaria italiana, ci deve essere un'impresa che aggancia i carri e li traghetta fino alla stazione e lo stesso avviene poi arrivati a destino dalla stazione di arrivo fino a chi ha comprato la merce. Quindi noi ci occupiamo di quel segmento lì. Beh, molto importante perché no, magari come tutti noi che ci siamo a casa pre... pensano alla stazione, quindi l'ha spiegata in maniera correttissima proprio per capire il meglio come come funziona la Sograf, invece parliamo proprio dei punti di forza, perché ne avete tanti, sì, degli spazi, tanti. perché parliamo di spazi di, 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 certo. insomma, molto importanti. Guardi, allora, diciamo che le aziende che effettuano manovra non è neanche detto che siano imprese ferroviarie. Io 11 anni fa, quando ho preso in mano la società, eh, non era un'impresa ferroviaria, era una semplice azienda e tra l'altro la manovra ferroviaria a Cremona, il servizio era affidato a un'altra società, al Polo Porto Logistico, eh, su concessione della provincia. Noi abbiamo creduto in un progetto, abbiamo, ci siamo, eh, abbiamo messo il cuore e l'abbiamo buttato veramente oltre l'ostacolo e ci siamo impegnati tanto <coughs> facendo trasformare completamente quello che poteva essere un sogno in una realtà e quindi abbiamo ottenuto innanzitutto il servizio diretto di concessione del servizio per 30 anni. Poi abbiamo da 5 eh, ex macchinisti in pensione che operavano 11 anni fa, adesso abbiamo una trentina di ragazzi, tutti giovani, l'età media è sui 25-30 anni. Infatti c'è una cosa molto importante, anche la formazione. La formazione che sicuramente. All'interno, sì. perché quando si parla di un'azienda o comunque di un settore del genere, quanto è importante la formazione. Tantissimo, tantissimo e noi ci crediamo, noi abbiamo creduto eh, fin dall'inizio che bisognasse eh, dare il meglio, volevamo essere il meglio, proprio ci siamo impegnati e quindi abbiamo preso la licenza di trasporto. Mm -hmm. Eh, e abbiamo preso anche il certificato di sicurezza dall'Agenzia Nazionale sulla sicurezza ferroviaria. Ecco, spendiamo due parole proprio sulla sicurezza. La sicurezza, la sicurezza sì. I eh, primi spenso delle cose allora, che vengono. Non era obbligatorio mm. avere il certificato di sicurezza per essere impresa di manovra, mentre le imprese di linea che vanno nella rete ferroviaria dove passano anche i treni passeggeri certo. sono obbligate ad avere il certificato di sicurezza. Nei raccordi interni non è obbligatorio. Eh, noi ci vantiamo di voler fare sempre qualcosa di più, quindi okay. l'abbiamo preso così come abbiamo preso la licenza di trasporto, eh, abbiamo un sistema integrato eh, di gestione della qualità, eh, della sicurezza e dell'ambiente. Mm. Abbiamo cercato di certificarci. Il di... Green Deal. <ride> noi vogliamo essere il meglio. Abbiamo ci crediamo, ci crediamo. La squadra è veramente una squadra di persone eh, competenti che, che si entusiasmano, che ci credono e quindi ogni giorno noi ci mettiamo qualcosa per migliorare. Parliamo di numeri, no? Voi avete sei locomotori e un terminal, devo dire, esatto. spazioso. Attualmente noi dai due locomotori iniziali siamo arrivati a sei locomotori, mm. l'ultimo è arrivato qualche mese fa ed è un locomotore nuovo. Eh, costruito apposta per noi per le manovre ferroviarie perché ci sono curvature, angoli un po' particolari, salite, pendenze, per mm. cui l'abbiamo fatto fare proprio in modo tale che fosse adatto al nostro scalo ferroviario. Eh, abbiamo mh, progettato già da qualche anno e alla fine abbiamo realizzato un terminal di 50.000 metri quadrati con tre binari da 560 metri e un capannone, per eh, officina per eh, il rimessaggio e la riparazione del materiale rotabile. Ma secondo lei, visto che comunque stiamo parlando di una presa di trasporti, il trasporto ferroviario ad oggi, qual è lo stato italiano del vero trasporto ferroviario, merce, comunque imprese? E, certo. è, un, è un buono Stato, lo chiedo a lei, che magari. Allora, una volta rispetto. tanto, eh, se guardiamo l'Europa, dobbiamo dire che l'Italia eh, nell'infrastruttura e nei servizi è una di quelle che ha investito di più ed è in uno Stato veramente eh, avanti rispetto a tanti altri. Eh, noi negli ultimi anni abbiamo visto. Un incremento io, negli ultimi dieci anni: noi abbiamo incrementato del 370% il volume di traffico e, e la stazione di riferimento dove lavoriamo supera i 100.000 carri all'anno. Quindi è eh, aumentato tantissimo, soprattutto oggi, con eh, l'attenzione che c'è all'ecologia e al trasporto eh, non inquinante. Eh, diciamo che il trasporto ferroviario ha sempre più eh, peso e stesso noi stiamo cercando sempre di più spazi per creare nuovi binari, nuovi terminal per poter ospitare anche traffici ancora più grandi. Parliamo proprio della Sograf e i progetti futuri. Progetti Con... futuri, allora guardi molto semplicemente chi è abituato a sognare non smette mai. Eh, noi ogni progetto che facciamo ci crediamo e una volta realizzato subito sentiamo una mancanza come cos'è che, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare, fare ancora di più. Esatto. e quindi eh, C'è nostro... un'idea molto importante. C'è un'idea importante, cioè quella di diventare impresa ferroviaria di linea. Mm. Eh, il che significherebbe prendere il prodotto da un'azienda. E non solo portarlo alla stazione per lasciarlo a un'altra impresa ferroviaria, ma portarlo direttamente noi lungo l'Italia a un'altra stazione, a un altro eh, cliente che magari ha comprato la merce. Questo è molto importante. Molto ambizioso e molto, molto. in pole position in tema con la nostra trasmissione. Infatti, vi voglio chiedere proprio che cosa, per quale motivo voi siete in pole position. I motivi penso che siano da riassumere in quello che abbiamo detto fino adesso, ma eh, se noi guardiamo quali aziende di manovra, quali imprese di manovra oggi hanno licenza, certificato, sistema integrato eh, e hanno due istruttori all'interno, probabilmente siamo gli unici in Italia. Quindi, eh, non avete competito? Non abbiamo, in questo senso no, al nostro livello no. E poi Cremona, che è stupendo. Cremona è stupendo. E noi manteniamo anche la competenza a una dozzina di aziende che effettuano manovra in giro per l'Italia perché i nostri istruttori gli hanno delle aule didattiche dove insegnano e istruiscono i ragazzi per poter prendere la patente. Ottimo, io Bene. la ringrazio, ringrazio dottor Paolo Labruna, appunto l'amministratore delegato di Socraf. Grazie, buona serata. <ride> Bene, siamo giunti alla fine e ci vediamo sempre alla prossima qui, sempre Polposition. Cari amici, buonasera e benvenuti a Polposition. Position. Siamo in compagnia del dottor Lorenzo Naso, direttore generale dell'azienda NREV. Buonasera e benvenuto, dottor Buonasera Alberto. e grazie dell'invito. Dunque, di cosa si occupa la sua azienda e come nasce brevemente? NREV nasce nel 1956, in un immediato dopoguerra in quella che era un po' l'espansione economica del mercato in quel momento, come produttore di materassi. E, diciamo assume la sua più velocità. C'era bisogno, ecco. bisogno di, dormir bene di dormire bene. C'era bisogno di dormire bene. E assume la sua notorietà negli anni '70 con uh, il Carosello. Eh, del materasso a molle con la lana dove diciamo, fondamentalmente a livello di marketing pubblicitario è viene, stato, un, è stato un, diciamo, boom, insomma, diciamo. un boom molto importante sì. e ad ed ora tutt'oggi diciamo, in quel di Volpago del Montello in provincia di Treviso c'è ancora la sede storica. L'azienda si trova in, in provincia di Treviso. Sì. Quali sono i prodotti e i servizi che fornite? Allora, il nostro core business ovviamente rimane come sempre la produzione del materasso. Eh, noi siamo produttori di materassi a molle, materassi in schiuma poliuretanica e anche in lattice, eh, in una piccola diciamo, quantità. E poi abbiamo una produzione di reti, eh, sia metalliche che in legno, e abbiamo tutta la produzione interna anche del letto tessile, quindi il letto imbottito. E i servizi che offrite quali sono? Allora diciamo che la nostra, la nostra forza è quella di avere un servizio quasi just in time perché ad oggi siamo in grado di produrre all'incirca un materasso al minuto mantenendo uno standard qualitativo più alto nel mercato. E Poi mi diceva che voi siete produttori, ci teneva a, a, a distinguersi no? perché in generale gli altri sono assemblatori voi invece producete Noi e questa è direi, una differenza molto importante, sostanziale direi per il prodotto stesso, no? Assolutamente sì, noi siamo produttori e siamo rimasti veramente in pochi produttori a livello nazionale eh, che fanno questo tipo di... La materia di... prima dove la prendete? Diciamo che per il 90% è materia prima nazionale, poi ci sono dei fornitori che evidentemente non si riescono a trovare nel mercato italiano e quindi ci approvvigioniamo comunque sempre all'interno della comunità europea. Ho capito. Che cosa vi differenzia dai vostri competitor? Ci differenziamo dai nostri competitor per il fatto che noi ancora utilizziamo molta maestranza all'interno del nostro stabilimento produttivo. Quindi determinate lavorazioni che oggi potremo tranquillamente sostituire con macchinari di ultima generazione 4.0, che è uno dei temi. È ancora culture. manuale da voi. Assolutamente quindi, sì. Quindi diciamo che è semi-artigianale la vostra azienda. È un'azienda, è un'industria che però mantiene un'anima assolutamente artigianale di alta manifattura. Di alta manifattura, certo, questo è un, direi che un. Qual è il punto di forza della vostra azienda? Forse questo? Assolutamente sì, e il fatto che comunque riusciamo ad avere un magazzino di prodotto al pronto di circa 8.000 posti letto al giorno. 8.000? Un magazzino di 8.000? Sì. Beh, è un magazzino così, così fortemente. Quindi i nostri clienti diciamo che quando ci chiamano per avere il prodotto che devono dare al loro cliente sono assolutamente contenti di ordinarlo da noi perché riusciamo a consegnarlo in tempi brevissimi. Perché i tempi sono brevissimi, eh, questa è una cosa importante. Eh, senta, ehm... i vostri mercati di riferimento quali sono? Beh, diciamo che il nostro mercato di riferimento oggi rimane ancora l'Italia. Mm. Eh, stiamo sviluppando un progetto verso l'estero con l'apertura di nuovi mercati come la Cina, gli Emirati Arabi, la Russia. La Russia nonostante quello che è il momento certo. storico comunque sta rispondendo ancora bene mm -hmm. perché evidentemente viene apprezzato quello che è il lavoro manifatturiero che riusciamo a trasmettere sul prodotto. Eh beh, direi che l'Italia è il leader un po' nel mondo no? come artigianato, artigianalità che è fondamentale, cioè è un po' la nostra prerogativa la creatività e la qualità con cui riusciamo a realizzare con le nostre mani determinati prodotti che sono unici al mondo. Assolutamente sì. La filosofia della vostra azienda, quale, come si potrebbe eh, sintetizzare? La filosofia della nostra azienda è quella di continuare a proporre un prodotto 100% made in Italy perché veramente come dicevamo prima da noi entra materia prima ed esce prodotto finito e vogliamo continuare a trasmettere questi valori proprio perché crediamo che siano questi i valori che ci portano a distinguerci dai nostri competitor. Avete progetti futuri? Sì, ci sono dei progetti di espansione, eh, come dicevamo adesso, rivolti all'estero. Eh, abbiamo da poco ultimato una piccola rivoluzione anche diciamo, a livello commerciale sulla rete distributiva nazionale. Quindi, cerchiamo di aumentare quelle che sono le quote di mercato, però cercando anche di espandersi verso l'estero. Bene, io la ringrazio, le faccio Grazie tanti in bocca al lupo per la sua azienda, che è un'azienda di tutto rispetto per la nostra Italia e le auguro buon lavoro. Grazie. Buonasera amici di Pole Position, Denny Mendes questa sera insieme a voi, insieme a Devoto Design. Vado subito a fare due chiacchiere con l'architetta Marianna Devoto. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie <ride> per l'invito come prima cosa. Grazie a lei che ci permette di conoscere meglio appunto la Devoto Design, quindi la vostra azienda. Allora, lei è un Sales Marketing Director, ovviamente oltre che architetta, ma parliamo di un'azienda familiare, conduzione familiare. Sì, ma ci racconti meglio un po' quello che è l'inizio, la storia di questa azienda? Allora, intanto per contest contestualizzare l'azienda, ehm, diciamo che la Devoto Design si occupa di progettazione, di ingegnerizzazione e realizzazione di arredi su misura. Sì. Quindi siamo un interior contractor e lavoriamo in Italia e all'estero. Quindi realizziamo arredi su misura per alberghi, per case di lusso, e per quelli che noi chiamiamo gli spazi collettivi, cioè teatri, musei, auditorium, eccetera, eccetera. E come la maggior parte delle aziende italiane, come lei ha anticipato, è un'azienda familiare, per cui nasce la devoto come una falignameria, e nasce grazie al genio creativo di mio padre uh -huh. e alla capacità organizzativa di mia madre. Quindi sono stati bravissimi e oggi l'azienda la portiamo avanti invece io e mia sorella, diciamo con la stessa visione che hanno avuto loro. Cioè una visione nella quale la tecnologia, la progettazione, eh, il saper pensare da una parte si unisce invece con l'artigianalità, con eh, il saper fare, ecco. Per cui dal connubio di queste due anime eh, veramente realizziamo progetti direi, direi unici. Beh, direi proprio di sì, ho avuto modo di vedere il. Le... Il vostro sito è bello perché, quando c'è un passaggio in a volte no, ci sono dei, dei cambi. Invece, questo è stato: avete tenuto la vostra identità. Sì, sì, assolutamente. Qualche dinamica complessa, ovviamente, però, da eh, diciamo, le nostre anche visioni, a volte diverse, continuiamo ad andare avanti insieme. Assolutamente. Quindi, 40 anni fa, progetti realizzati, tantissimi. Tanti, devo dire di sì, sì. Eh, con diversi architetti e progetti di diversissimo genere l'uno dall'altro. Eh, faccio qualche esempio dei più importanti. Mm -hmm. Abbiamo lavorato con l'architetto Giannovelle dove abbiamo creato degli appartamenti per artista in cui eh, diciamo, il concept del, di questo arredamento prevedeva un cubo, d'acciaio multifunzionale, mm -hmm. con all'interno il bagno, la cucina, l'armadio, con tutte le funzioni di un appartamento lì, in contrapposizione invece all'edificio storico romano che è rimasto invece con i segni del tempo, un progetto veramente particolare. Oppure abbiamo realizzato in, al Qatar National Museum un canyon di legno, mm. quindi 52.000 pezzi di legno, eh, tutti uno diverso dall'altro, che insieme non sono niente, ma scusa, no, volevo dire che da soli non sono niente, ma... Insieme hanno creato questo spazio altissimo in cui entrarci, entrarci ci si sente piccolissimi, ma bello, in doppia curvatura. E... Ecco, parliamo proprio di doppia corpatura perché veramente io ho visto nei vostri progetti è proprio vivere un'esperienza. Esperienza, esperienza sì. nel design, nella bellezza, nella sicurezza, nel, veramente perché coprite, diciamo, io dico un po' luxury, no? Anche molto luxury, quindi quanto è importante questo, no? È, è importantissimo, è importantissimo. Stiamo infatti realizzando a Roma sul progetto di, dello studio Zahadid. Un albergo in cui eh, veramente tocchiamo tutte le forme delle geometrie complesse, con il legno, con il marmo, con l'acciaio, e facciamo diventare questi materiali come se li usiamo come se fossero pongo, però diciamo pongo non sono, ecco, per cui sì, ci divertiamo così. Eh, eh, però, scusi, sì, è il suo sì, preferito? Perché sono tantissimi i progetti, eh, c'è uno in allora, particolare. Sì, diciamo, il mio progetto preferito è proprio la Devoto Design, che è un progetto nei progetti. Mm. Eh, cioè, in realtà la Devoto Design è un laboratorio, ecco, dove si creano soluzioni, idee, eh, materiali, emozioni, devo dire. E quindi rendiamo. Ogni idea è una realtà, ecco. E tra l'altro, è un progetto che cambia sempre: questa è la cosa bella, no. perché ci dobbiamo trasformare in funzione anche delle, delle sfide che, che, che ci arrivano e quindi dobbiamo poterle accogliere, ecco, cambiando. È. E alcune sfide le avete vinte, ricevendo anche dei premi. Sì, ne sono veramente orgogliosa. Abbiamo vinto il premio Export Italia del 2023, è un premio indetto dall'associazione. Eh, appunto Uniexport, riconosciuta dallo, dal Ministero dello Sviluppo e, e siamo stati premiati come appunto, migliore azienda per capacità di esportazione all'estero mm. e siamo stati selezionati tra tante eh, aziende piccole e medie provenienti da tutta Italia e questo ci ha dato una spinta ancora maggiore per ehm, affrontare i nuovi mercati eh, quindi ci stiamo, ci stiamo ampliando in America dove mm. stiamo strutturando lì un percorso di, di crescita Oltre che invece nel, negli Emirati e nel Qatar dove siamo presenti già, già da tanti anni. Anche in Italia io devo dire un punto a favore, io so che fate Luxury, però il punto di... Ho seguito che voi avete fatto i punti di informazione ADR, sì, anche quindi sì. quando si va a chiedere informazione non vai in quel triste posto che chiedi ti avvicini invece no, adesso vai con che piacere bello. a chiedere informazioni. Sì, e sì. anche qualcosa sulla metropolitana, che devo dire fare i complimenti, perché anche Grazie. lì sono luoghi dove si va, uno che non ha la possibilità di prendere sì. la macchina prende, quindi abbellire sì. i posti pubblici è molto importante. Allora, parliamo di progetti futuri. Sì, allora diciamo che al centro dei nostri pensieri ci sono sempre i progetti, quindi speriamo sempre di poter stare nel, nel cuore dei progetti di design. E questo lo vogliamo fare continuando ad investire in tecnologia, in software, in, appunto alimentando quelle due anime che dicevo prima, il saper fare e il saper pensare. Certo. Eh, poi sicuramente ehm, con, diciamo, eh, lavorare meglio con le nostre persone, con il nostro team, questo sicuramente sono loro la nostra forza e vorremmo alimentarle e anche eh, continuare per esempio la scuola di faregnameria che abbiamo fatto un paio d'anni fa, anche per trovare nuovi giovani e nuove energie. Ecco. Eh, Ovviamente stiamo digitalizzando l'azienda come, come tutte le aziende italiane. Certo. È un percorso avviato e dobbiamo terminarlo. Eh, questo, direi questo. E magari formare nuove architette, quindi Ma, questo è molto importante. Se, sempre, se. Io la ringrazio, ringrazio Devoto Design, vi faccio un bocca al lupo. L'architetta certo. Marianna Devoto, appunto Sales Marketing Director. Grazie. Grazie a lei. Che si trova a Latina, l'azienda, ricordiamo. Grazie, grazie. Amici, grazie per averci seguito anche questa sera. Mi raccomando, non cambiate canale, ci vediamo sempre qui. Pole Position. Buonasera, amici di Pole Position. Questa sera noi parleremo di isolamento termico e risanamento delle murature. E lo facciamo con AFON Casa. E abbiamo con noi questa sera l'ingegnere Alessio Preta. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Che è il consulente esterno di Afon Casa. Allora, come nasce e come si sviluppa questa azienda? Allora, l'azienda nasce negli anni 70 ed è stata fondata dall'Ingegner Lanza. Attualmente è passata poi nelle mani della famiglia Leonardi che già collaborava da tempo nella gestione aziendale da ben oltre dieci anni. All'Ingegner Lanza, oltre che essere stato il fondatore, è anche l'ideatore di tutti i prodotti speciali e innovativi che l'azienda propone sul mercato edilizio anche attualmente. È un'azienda atipica perché. Ecco, perché è atipica? È atipica perché ha fatto una scelta, la scelta quella di comunque produrre materiali molto particolari, e speciali, che fossero in grado di risolvere definitivamente delle problematiche che si riscontrano solitamente in edilizia negli ambiti. Che, per i quali poi vende i propri materiali, che sono il risanamento delle murature e l'isolamento termico. E quindi ci sono dei brevetti molto importanti. Ci sono dei brevetti molto importanti, oserei dire anche tra i quali anche qualcuno unico al mondo mm -hmm. attualmente. Eh, prima però di parlare dei brevetti mi, mi piacerebbe aprire una parentesi a riguardo l'ingegner Lanza. Eh, l'ingegner Lanza era un, ovviamente un, un ingegnere chimico, era un ingegnere chimico che aveva. Un'elevata competenza ed esperienza ed era molto devota alla sperimentazione, mm. quindi eh, ha impiegato gran parte della sua vita alla ricerca e sviluppo di materiali innovativi che appunto risolvessero definitivamente alcune problematiche. Per quanto riguarda i materiali, eh, diciamo nell'ambito del risanamento delle murature, posso citare il nuovo muro, che è un intonaco deumidificante mm. ideato nel 1979 e tuttora all'epoca dove è installato è ancora funzionante, quindi. Eh, con un ciclo di vita di ben oltre o di circa 46 anni. Infatti torno di nuovo all'ingegnere che ha, ha, diciamo è stato un visionario dal punto di vista, no? Certo. Quindi va merito sia ai brevetti, ma soprattutto al, al genio in questo certo. caso. E oltre altri prodotti? Altri prodotti, il prodotto più venduto all'azienda si chiama Afontermo e nanocapppotto, mm -hmm. un isolante a basso spessore, che deve il suo minimo ingombro, quindi il suo minimo spessore, alla peculiare caratteristica di riflettanza grazie alla quale riesce ad attribuire elevata res resistenza termica ai componenti opachi, verticali e orizzontali, quindi pareti e solai, eh, preservando gli spazi circostanti, quindi con il minimo ingombro. È un brevetto europeo, mm. attualmente è unico per caratteristiche e tipologia, unico al mondo. Eh, basti pensare che è un isolante riflettente che riesce a esplicare riflettanze in assenza di luce solare e al contempo essere bassomissiva a contatto diretto con qualsiasi altro tipo di materiale. E questo ci consente di poterlo applicare nella maggior parte dei casi, quindi anche all'interno e all'esterno degli edifici. Il materiale fu ideato nel 2009 dall'ingegner Lanza e inizialmente le applicazioni erano previste solamente all'interno perché eh, il materiale aveva una, una capacità di assorbire soltanto una minima parte del calore altrimenti disperso attraverso le pareti. Poi stiamo parlando anche del dell'anno antisismico, che eh, è una cosa molto importante, ma poi io ci tengo a sottolineare il fatto anche che si risparmia a livello anche energetico e per quello che riguarda alcuni progetti, anche a livello fiscale, o sbaglio? Esatto, quindi tutti i prodotti de dell'azienda, sia l'intonaco Novomure che. Mm -hmm che ha Fontermo, ma anche poi parte delle, dei componenti che compongono avanti sismico hanno sempre diciamo, la sola, una base che è quella di essere comunque tutti prodotti termici e traspiranti. Clientela di riferimento. La clientela di riferimento sono, sono, tutti, sono i progettisti, sono le imprese e società che comunque lavorano all'interno del mercato delle edilizie. Progetti futuri. Allora, come... Lei che è il consulente, no? Perché l'ingegnere, parliamo sempre dell'ingegnere, ma io, lei che, che cosa la colpisce di questa azienda? Cosa la, la, la passiona, oltre che adesso appunto consulente esterno, qualcosa che dice uh, con i suoi collaboratori o comunque con il team dell'azienda? Che allora, cosa la. Personalmente posso dire che c'è stata da subito sinergia con l'ingegner Lanza mm -hmm. che quando lo conobbi mi mostrò tutte queste invenzioni e rimasi molto colpito e poi da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme a collaborare. L'azienda come progetto futuro diciamo, vede, vede all'estero, vuole espandere il suo mercato all'estero, quindi già sta vendendo i propri materiali all'estero, lo vorrebbe fare in maniera più espansiva e quindi ramificarsi maggiormente. È un traguardo ovviamente, comunque un progetto molto ambizioso, richiede passione e sacrificio, però comunque vediamo con serenità il raggiungimento di questo traguardo. Qual è il segreto per essere in pole position, secondo lei? Per l'AFOM in questo caso? Il segreto per essere in pole position è perché l'azienda propone sul mercato prodotti unici al mondo. Basti pensare ad Afontermo che a tuttora, anche se è ideato nel 2009, è un prodotto unico al mondo. Lei è di Pisa, l'azienda sì. si trova a Pontedera, quindi diciamo vicini di casa. Vicini di casa, sì. <ride> Io la ringrazio, la ringrazio grazie, per essere questa sera a Pole Position, ringrazio l'ingegnere Alessio Preta, appunto consulente esterno della Afon Casa, grazie. Grazie. Bene amici, grazie per averci seguito anche questa sera, mi raccomando seguiteci sempre qui, Pole Position, Business24 TV, la TV del lavoro. Grazie.